Sia la volta buona. Abbiamo fallito la prima. Adesso ci apprestiamo ad affrontare la seconda. Speriamo che la seconda. Domani, da quello che succede, succede, dobbiamo vincere i 3 punti. Poi, soprattutto in casa, cominciamo bene l'anno. Perché negli anni, l'anno scorso, soprattutto al Maradona. Ma come? Noi al Maradona perdiamo. Perdiamo proprio al Maradona, in casa, dove il Napoli in casa è stato il suo fortino. Facevamo sempre bottino pieno. No, no, questo trend negativo sicuramente non lo vogliamo rivedere. Comunque, iscrivetevi al canale. Fatemelo sta cortesia, ve lo chiedo per pietà. Almeno io devo sapere se piaccio, se vi va di seguirmi, altrimenti che ci sto che a fare allora. Poi iscrivetevi al canale, che è buona cosa, sapete, iscriversi a un canale così ogni tanto ci sono le notifiche, le persone seguono, vuol dire che magari gli faccio piacere, non lo so, si divertono un po'. Ci divertiamo, perché altrimenti che facciamo qua? Beh, dobbiamo piangere sempre. L'anno scorso abbiamo pianto tutto il tempo e che facciamo? Quest'anno no, dobbiamo piangere. Ah, quindi iscrivetevi al canale, condividete sui vostri social e ce l'avete i social, e dai, ecco, comunque andiamoci a sentire Conte. Allora, Lukaku, niente ancora. Osimhen sta ancora qua, ma è come se non ci stesse praticamente. E però è arrivato Neres. Guaiola, che va bene su tutte e due le fasce, può sostituire sia Quara che Politano praticamente, e quindi ci può essere questa alternanza o sulla fascia destra dove c'è Politano o sulla fascia sinistra dove c'è Quara. Boncio probabilmente pure lui va via, ragazzi, cioè sì, tecnicamente sta bene, però comunque non è calzo muso, ci vuole uno che picchia, e quindi praticamente probabilmente ci sarà uno scambio con la Roma, ci danno un calciatore, non lo so, forse un terzino, Zaleski, Zali, Zelia, o Polacca, insomma, quello sulla fascia che è trottorella. E poi vediamo, che ci sta da dire? Ci sta da Gilmour, si sa, non si sa, forse è fatto, non è fatto, il Brighton sta aspettando che entra un calciatore per farlo uscire definitivamente, proprio che ciò, e poi comunque siamo sulle tracce di come lei, e probabilmente è fatto, non è fatto pure lui, però ci vogliono i piccioli a grana. E senza grana, onestamente, come si fa a fare mercato? Mica siamo quelli là che fanno le cambiali a rate. Noi prendiamo il fondo cassa, quello che abbiamo in tasca, quello spendiamo. Se soldi non ce ne sono, niente da fare. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Vogliamo essere una società modello? Si fa così. Ah, comunque, cos'altro c'è da dire? C'è da dire che praticamente qua è rientrato, è diventato pure papà. C'è il figlioletto. Mi pare che si chiama Damien. Comunque, vabbè, ragazzi, è rimasto là in Georgia, ovviamente, dove c'è la moglie e tutta la famiglia. E quindi, ragazzi, è tornato qua. Ha smaltito la botta che ha preso dietro la testa, qua, cervicale. E quindi, oh, deve dimostrare che deve fare un gol e lo deve dedicare al figlioletto. Oh, vai, Quara, Quara. Sono sicuro che a Quara ci darà dentro. Comunque, non ci facciamo prendere. Io dobbiamo fare gol al primo tempo. 2 o 3 gol al primo tempo, subito. Mettere le cose in chiaro. Così l'avversario zittisce, ammutolisce, si annichilisce e la rimane fino alla fine. Questo è quello che dobbiamo fare. Ah, mannaggia, è Lukaku, mannaggia, c'è il centravanti che domani sicuramente ci sarà ancora Simeone. Forse l'alternanza o la combinazione di Raspadori, che dirà praticamente, però lui forse se ne va in Spagna. E comunque attaccanti sempre sempre me, altrimenti facciamo giocare Osimhen, Osimhen, io tu, parte De Laurentiis abbia cercato di convincere il ragazzo a spalmarsi lo stipendio su più anni, di prolungare il contratto, di rivedere un po' la cosa, però pare che ci sia stato un diniego. Sto io, mannaggia, mi sta facendo incazzare Osimhen, mannaggia, Cavadoro, mannaggia, ma cosa da fare questo Oh, andiamoci a sentire conto, va? E poi dopo facciamo la chiosa finale. Vai, mister, vai, mister! Mister! Le chiedo alla del direttore sportivo, le chiedo alla seconda giornata, alla vigilia della seconda giornata di campionato, se si aspettava questa situazione in rosa, qualcosa in meno, qualcosa in più e soprattutto la voce centravanti. Grazie. Guarda, così indirizziamo subito bene la conferenza, perché
La settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza in cui abbiamo parlato esclusivamente di mercato. Ho ricevuto zero domande sulla partita contro il Verona, quindi abbiamo parlato zero di calcio, o una. Alla fine diciamo che è successo quello che è successo. Riguardo alla voce mercato, al capitolo mercato, ripeto, dovete chiedere al club chi fa il mercato, e da loro, a parte che vedo che siete abbastanza informati perché leggo anch'io le notizie tramite il giornale, e tramite loro dovete sapere bene com'è la situazione. Quindi io voglio parlare della partita con il Bologna, che è una partita, comunque sapete benissimo il Bologna cosa ha fatto l'anno scorso, e cerchiamo di incentrarci sul discorso partita, perché secondo me sul discorso campo, che in questo momento è molto più importante per me e i calciatori, ecco. Grazie. Corriere della Sera si prepara a Radio CRC. Eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei dopo la partita col Verona, in maniera molto realistica, forse assumendosi anche un po' oltre le sue responsabilità, disse: ci vergogniamo, il mio cuore sanguina, riporto sue parole. Mi auguro che anche ai miei calciatori succeda questo, che abbiano questo sentire. Lei ha trascorso una settimana più o meno con loro, che tipo di impressione, sensazione ha avuto? Quella col Bologna, lei l'affronta con una squadra che minimamente le somiglia un po' di più? Ma inizierei anche con la partita con il Verona a dividere due partite, no? Perché noi abbiamo giocato due partite nella stessa. Nel primo tempo, dove comunque il Napoli ha fatto il Napoli, perché si è andato a Verona a comandare, non ci hanno mai tirato in porta, abbiamo creato delle situazioni e per fare gol, però non ci siamo riusciti, e questa è la prima parte che comunque è un po' lo specchio di quello che noi vorremmo fare, quello che io vorrei vedere durante la partita da parte nostra. E nel secondo tempo c'è stata una partita totalmente diversa, dove sembrava di essere tornati che non fosse la prima di campionato di quest'anno, sembrava essere tornati all'anno scorso. E quindi il secondo tempo ha destato sicuramente preoccupazione, ha risvegliato vecchi scheletri, ed è inevitabile che tutti quanti a fine partita, noi eravamo, no, era tassativo, era d'obbligo, dovevamo in assoluto essere delusi per quello che abbiamo proposto nel secondo tempo, anche il rapporto al lavoro che noi facciamo, che facciamo quotidianamente con i calciatori stessi, e fare un secondo tempo come quello del Verona ha riportato un po' indietro, no, tutti quanti, anche i nostri tifosi, all'anno scorso. E sinceramente io pensavo, ecco, che per tanti versi tante cose fossero state cancellate, invece poi sono riemerse in maniera importante. Io l'unica cosa che posso dire è che un gruppo di ragazzi, il gruppo storico, io ho basato la rinascita, non la ricostruzione del Napoli, su un gruppo di 10-12 giocatori, no? Che comunque sono qui da un bel po', che hanno fatto, hanno comunque scritto anche una pagina importante di storia del Napoli. E devo dire che sono ragazzi super, super per bene, sono dei ragazzi dove tu li vedi allenare. C'è veramente da dire poco, perché c'è grande applicazione, c'è grande voglia, c'è grande entusiasmo. Sono anche molto responsabili, perché sono i primi che hanno capito e hanno percepito il disagio, no? La situazione del disagio anche nel secondo tempo contro il Verona.
Noi questa settimana stiamo lavorando, perché lavoreremo oggi, lavoreremo domani, stiamo lavorando bene, come abbiamo fatto anche in precedenza, quindi questo non... Come noi lavoriamo non mi desta assolutamente preoccupazione, perché vedo i ragazzi veramente molto molto responsabili. Mi ha fatto piacere vedere, ecco, che hanno preso coscienza di quello che è successo in maniera realistica nel secondo tempo, e sono convinto che loro sono i primi a non voler più ripetere determinate situazioni. Però detto questo, sapete benissimo che ci si lavora. Ripeto, ho grandissima disponibilità da parte dei ragazzi, e su questo io sono molto contento, perché se vuoi comunque costruire qualcosa di importante, che possa essere anche duraturo, tu devi creare una base solida, un famoso zoccolo duro. Io so di averlo, questo zoccolo duro, con questi ragazzi, perché sono ragazzi per bene, ragazzi a posto, professionisti, che hanno a cuore Napoli. E quindi io mi affido totalmente a loro, così come loro si affidano totalmente a me. E io ho grande fiducia. Fiducia che oggi sicuramente faccio fatica ad avvertire nell'ambiente, faccio fatica ad avvertire a livello di media, giustamente anche, perché il secondo tempo di Verona ci ha riportato indietro all'anno scorso. Però ecco, noi dobbiamo avere fiducia nel lavoro e nel fatto che questi ragazzi sono ragazzi per bene, che hanno a cuore Napoli. Hanno voglia di riportare Napoli ad essere competitivo, e queste per me sono le basi importanti, ecco. Sono le basi importanti su cui lavorare e credere. Radio CRC e si prepara Sky. Mister, provo a portarla sulla partita, buon pomeriggio. Alessandro, buongiorno. Mercoledì ai nostri microfoni ha parlato di un Bologna che bisogna affrontare con tanti duelli individuali e che lei sta curando tanto da questo punto di vista, in maniera specifica la fase difensiva, proprio per questa partita. Può scenderci un po' nel dettaglio di come si affronta una partita come quella contro il Bologna? E poi, proprio perché ho menzionato buongiorno, se ci può dire se sarà della partita. Grazie. Guarda, il Bologna è sicuramente un'ottima squadra, che l'anno scorso è finita in Champions, è finita penso forse 15 punti sopra in classifica rispetto a noi. L'ultima partita al Maradona, hanno espugnato il Maradona per 2-0, e questo ci deve far capire della difficoltà della partita. È una squadra molto fisica, una squadra che comunque gioca a un ritmo intenso, ha calciatori sugli esterni forti negli uno contro uno, anche molto bravi nel ripartire, e quindi bisognerà fare molta attenzione. È una partita che deve essere giocata al 110% da parte nostra. Per questo motivo, come dicevo prima, è importante che tutto l'ambiente, che il Maradona stesso faccia il Maradona. E in questo momento, ragazzi, hanno bisogno di sentire fiducia, tutti quanti abbiamo bisogno di sentire fiducia in qualcosa che capisco le difficoltà. Il secondo tempo, ripeto, di Verona possono aver lasciato degli strascichi, però non abbiamo tempo in campo e non abbiamo tempo sugli spalti. C'è una partita importante per noi, ci sono 3 punti e tutti quanti dobbiamo dare un segnale, ecco. Le condizioni di buongiorno, si sta allenando, valuteremo giorno per giorno. Oggi siamo a venerdì, chiaramente per noi è un giocatore importante. Avete visto l'impatto che ha avuto anche in questo primo periodo, e quindi contiamo di recuperarlo. Prego. Sky e si prepara Sport Italia. Ben trovato Conte, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. È arrivato Neres. Le chiedo che giocatore è, che tipo di soluzioni ulteriori, alternative può darle eventualmente lì davanti. Grazie. Neres è un giocatore che ha grande qualità, ha grande fantasia, bravo nell'uno contro uno, bravo ad attaccare lo spazio, sia a fare assist che a fare gol. Praticamente può giocare nella posizione sia di Matteo che di Kvara.
è quella la posizione sua. Ecco, è stato preso, l'abbiamo preso dopo un bel corteggiamento che è durato un bel po'. Siamo contenti, ha bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi perché è arrivato da 2 giorni, però è un ragazzo sveglio e ripeto, avrà bisogno di un po' di tempo per inserirsi nei meccanismi. Detto questo, verrà con noi la partita contro il Bologna e vedremo. Ecco. Sport Italia si prepara alla Repubblica. Eccoci. Volevo tornare un attimo all'argomento di prima, no? Perché parlava, se lo ricorda lo slogan "Scordiamoci il passato", lei aveva detto che il passato doveva però ritornare nei momenti negativi e ha detto che è tornato preponderante nel secondo tempo di Verona. Ecco, l'idea che si è fatto rispetto alla sua esperienza è un problema mentale sul quale sta lavorando sulla squadra, un problema ecco fisico, magari carichi di lavoro, che cosa, rispetto alla sua esperienza, secondo lei che cosa è successo nel secondo tempo di Verona? Ma guarda, quando a volte si hanno delle brutte prestazioni spesso ci rifugiamo un po', no? Sul discorso fisico, dando colpa ai carichi di lavoro, ma fidati che tante volte è un rifugiarsi da parte nostra per non vedere veramente la realtà e poi affrontarla. Se si vedono i dati fisici in Verona, noi abbiamo corso come loro. Il problema è che la palla l'abbiamo avuta anche 70% in più, l'abbiamo avuta per il 70%, quindi la palla, di solito chi non c'è la palla corre molto di più, no? Per andarla a prendere. E invece noi, nonostante avessimo la palla al 70%, abbiamo corso come ha corso il Verona. Questo per far capire giusto un dato, perché sennò poi si parla di niente, no? Io a precise domande preferisco sempre dare delle risposte, anche per chiarire un pochettino alcune perplessità o se qualcuno pensa qualcosa di sbagliato. Sicuramente, ripeto, il secondo tempo è stato un altro secondo tempo, cioè pronti via abbiamo iniziato a perdere 2 aerei, pronti via abbiamo lasciato un tiro in porta. Il primo tempo non avevano fatto un tiro in porta quelli del Verona, e se non sbaglio al secondo tiro ci hanno fatto gol e abbiamo dimostrato in quel momento di non essere pronti a ricevere un cazzotto. Ecco, abbiamo preso il cazzotto e siamo andati giù. E durante un match, in questo caso una partita, un match di pugilato, no? I cazzotti si prendono, però si cerca di stare in piedi, anche quando si cade ci si rialza e poi si cerca di dare noi cazzotti. Invece è accaduto praticamente che al primo cazzotto che abbiamo ricevuto siamo andati giù, abbiamo fatto fatica, abbiamo provato a rialzarci, ma poi abbiamo ricevuto altri 2 cazzotti. E su questo noi dobbiamo lavorare, su un aspetto che, ripeto, io non potevo conoscere, perché dal di fuori tu puoi sapere tutto. Poi vieni qua, abbiamo fatto un mese di ritiro, abbiamo fatto delle partite amichevoli, ma le partite che contano era domenica la prima partita, e per certi versi forse è anche stato un bene che sia arrivato questo cazzotto forte subito, perché ci ha riportato un po' tutti alla realtà, ha riportato me per primo alla realtà, ha riportato un po' l'ambiente alla realtà, ha riportato anche forse i calciatori alla realtà. Ripeto, quello che a me fa piacere è aver percepito che i calciatori hanno capito per bene che cosa è successo, e ho visto il loro grande voglia, grande motivazione per cercare di lavorare tutti insieme, cercare di migliorare ed uscire da questa situazione nella difficoltà. Ecco, perché sai, quando le cose vanno bene sono tutti bravi, è nella difficoltà che poi si vedono gli uomini veri, no? Quindi, e noi abbiamo bisogno di nella difficoltà di trovare qualcosa di importante anche dentro di noi, tramite anche l'organizzazione, tramite anche una parola tra di noi, ma anche a volte anche un litigio tra di noi che possa portare anche a provocare quella scintilla che accende un po' tutti, ecco. Quindi stiamo lavorando un po' su questo, perché ripeto, questo è un gruppo storico, un gruppo che ha
a buona qualità, e sono soprattutto, ripeto, delle persone per bene, e sono dei grandi lavoratori. Allora, quando accade questo, io sono il primo ad essere dispiaciuto, perché non deve accadere. Ecco, quello che è accaduto a Verona non deve accadere. Noi possiamo anche perdere la partita, però non in quella maniera. La Repubblica si prepara a Diario As. Eccomi, salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Due partite, Modena e Verona, 0 gol segnati. È un dato che la preoccupa? Sta studiando qualcosa di diverso? Voglio capire, insomma, se era preoccupato da questo dato offensivo. Grazie. Sai, i dati sono sempre importanti, no? Quindi bisogna sempre valutarli. Noi abbiamo fatto due partite, sia con il Modena che con il Verona, partite che praticamente abbiamo condotto noi, perché a livello di palla col Modena era il 75% e contro il Verona era il 70%. Però è un dato questo qua che c'era anche l'anno scorso, perché l'anno scorso il Napoli, noi siamo finiti decimi in classifica avendo il maggior possesso palla. Ed è un dato molto strano, no? Perché per certi versi questa situazione si è un po' è avvenuta anche in queste due partite, perché comunque 75 e 70 sono dati molto molto alti, no? Che però poi vai a vedere, stringi, abbiamo avuto delle occasioni, però non le abbiamo concretizzate, quindi c'è anche una voglia e anche una presa di coscienza da parte mia e da parte dei ragazzi di essere molto più cattivi, molto più feroci sotto porta, perché quando ti capitano le occasioni devi avere la freddezza, la cattiveria di capire che bisogna valorizzarle al massimo. E questo, ecco, un dato che noi per certi versi stiamo portando anche dall'anno scorso, perché anche la nostra efficienza per le occasioni create l'anno scorso era da quart'ultimo posto. Diario As si prepara il mattino. Salve mister, le vorrei chiedere di Rafa Marin che indicazioni le ha dato in queste settimane, come va il suo adattamento, se lo vedremo in campo nei prossimi match. Grazie. Guarda, Rafa Marin è un calciatore giovane che ha avuto la sua esperienza importante con l'Alaves. Anche lui stesso, ecco, per sua stessa missione ha detto che con l'Alaves era un calcio molto difensivo che si faceva perché dovevi difendere, e qui invece è venuto comunque, noi abbiamo bisogno di un calciatore che oltre alla fase difensiva sia bravo nella fase di costruzione, visto che cerchiamo di comandare le partite, cerchiamo di proporre noi, no? Calcio. È un ragazzo che anche dal punto di vista fisico è migliorato tantissimo, perché il primo mese tante situazioni faceva fatica a farle, sta migliorando, è un ragazzo di prospettiva, l'abbiamo preso è un buon prospetto giovane, deve crescere. E niente, quindi mi aspetto che continui a crescere, un ragazzo serio, un ragazzo che si impegna, che lo vedi che ha voglia di migliorare, è un ragazzo che sta sul pezzo, ecco. Il mattino. Sì, buon pomeriggio. Per due volte ha parlato di una squadra di persone per bene, ma nel calcio di oggi per bene è un complimento per una squadra, o c'è bisogno anche calcisticamente parliamo, oppure c'è bisogno anche di qualcuno cattivo, magari non per bene in una squadra? E la seconda, ha parlato del fatto che avverte un po' di sfiducia nell'ambiente, pure domani saranno 45.000 persone, c'è ancora grandissima fiducia nel suo lavoro, in questo Napoli, perché avverte questa sensazione di sfiducia? La ringrazio. Per quello che riguarda, quando parlo di persone per bene, ti parlo di uomini per bene, uomini, perché a volte puoi trovare anche delle merde, e invece parlo di persone serie, di uomini veri, che comunque hanno le loro difficoltà, hanno le loro debolezze, però sono uomini, ed è importante, perché nella difficoltà, quando hai gli uomini, ne esci, quando invece non hai degli uomini, ti buttano ancora di più nella difficoltà queste persone, quindi ecco perché, detto questo, durante la partita non significa che essere per bene
non date calcio, era proprio a livello umano, a livello di persona, di importanza di avere un gruppo di uomini, perché come ho detto prima, quando hai un gruppo di uomini nella difficoltà tu esci, prima o poi esci, quando invece non in un gruppo inizi a avere due o tre persone che non sono uomini e sono più avvicine al termine che ho usato prima, e, mi dispiace se qualcuno ha dato fastidio, e difficilmente ne esci dalle difficoltà. Per questo motivo io ho fiducia in questi ragazzi, ecco, che collaboro, e lavorando ogni giorno possiamo comunque migliorare tante situazioni, ecco, per tornare ad essere competitivi. Poi lo faremo in una settimana, in un mese, in un anno, due anni, questo io non mi sento di dirlo, però so che ci sono le basi per farlo. L'altra domanda? Sì. No, ma guarda, io essere un presidente, ci potrebbe essere un allenatore o un altro allenatore, un presidente o un altro presidente, un calciatore o altri calciatori, quello che a Napoli nessuno ammazzerà mai e non toglierà mai ai napoletani è l'entusiasmo e la passione. E questo noi sono venuti a Di Maro a vedere delle partite, quindi noi questo lo sappiamo, è inevitabile che ci possa essere un po' di visto quello che è accaduto l'anno scorso, visto anche il secondo tempo di Verona, che magari era il primo stop sbagliato, la prima situazione un po' uno sbaglio, ci possa essere qualche modo di... Allora io dico che domani la partita dal primo secondo fino all'ultimo secondo, sono sicuro che il tifoso napoletano, il tifoso del Napoli ci starà vicino, perché questi ragazzi hanno bisogno, perché poi, ripeto, non mettiamo la testa sotto la tavola a pensare che le cose in 7 giorni possano rifiorire. Io dico che se saremo tutti compatti, tutti uniti, nella difficoltà, soprattutto nella difficoltà, saremo vicini e uniti, allora io penso ci saranno molte, ma molte probabilità di uscirne quanto prima e uscirne anche vittoriosi, ecco. Video informazioni, si prepara Napoli Magazine. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio. Voglio fare riferimento a quei dati che lei ha raccontato prima, cioè di un Napoli che anche lo scorso anno ha avuto enormi difficoltà a segnare, pur avendo grande possesso palla, facendo riferimento a una parte della squadra che è il centrocampo del Napoli, che gioca molto ma non ha mai segnato tanto. Lo dico a un ex grande centrocampista, se lei in questo senso ha intenzione o ha in mente di creare delle soluzioni o offrire delle soluzioni a chi oggi gioca nel Napoli. Abbiamo visto a Verona, in zona gol si sono trovati i centrocampisti fondamentalmente. Lei non ha l'attaccante titolare da mai, arriverà, me lo auguro, ma da lì possono arrivare soluzioni importanti. Grazie. Sì, ma infatti ha detto una cosa importante, no? A Verona tre o quattro delle occasioni più importanti le abbiamo avute con Lobotka e tre con Frank, no? Che ha preso anche la traversa, un colpo di testa che se è più preciso fa gol. È inevitabile che io le vedo le statistiche, no? Per questo motivo noi cerchiamo di sviluppare un gioco dove cerchiamo di creare più soluzioni alternative e dare la possibilità ad avere più gente che possa riempire il tabellino marcatori. Sicuramente ai miei due centrocampisti chiedo, soprattutto nella fase offensiva o l'inserimento di Frank, o comunque di occupare una zona per le seconde palle per arrivarci e poi per andare a concludere. Però ecco, sicuramente anche questo è un dato che deve essere migliorato, perché Lobo e Frank possono sicuramente fare entrare più spesso nel tabellino marcatori, Frank anche con l'inserimento, perché spesso si butta anche quando la palla va sull'esterno, c'è comunque un contro uno. Invece per quanto riguarda Lobo, lo stesso Frank, arrivare al limite dell'area per la seconda palla è importante, l'hanno fatto contro il Verona nel primo tempo e abbiamo avuto Frank anche nel secondo tempo questa palla che è sbattuta sull'incrocio, però ha ragione, ecco. Ultima Napoli Magazine. Eccoci, mister.
Dopo la scorsa stagione, che chiaramente ha portato delle delusioni, tutto l'ambiente, come ha letto il nome di Conte sui social, sui giornali, si è entusiasmato e quindi ha pensato in una svolta importante, grande voglia di ripartire tutti insieme. Però riusciamo a dare un segnale positivo, nel senso che, siccome nelle ultime settimane addirittura qualcuno ha detto se Conte non dovesse essere accontentato c'è il rischio che possa magari prendere decisioni diverse. No, Conte è dentro il progetto Napoli, è il condottiero, è colui che farà ripartire il Napoli al 100%, a prescindere da quello che sarà il mercato a 7 giorni dalla chiusura. Guarda, io quello che voglio dire è che a prescindere da quello che possa accadere sul mercato, io ho preso un impegno morale, ho preso un impegno umano anche e soprattutto non solo con Napoli e col tifoso napoletano, perché ripeto, io ho sentito grande affetto, grande partecipazione, grande entusiasmo nei miei confronti, senza alla fine aver dato niente, no? al Napoli, perché siamo solo all'inizio. E in più, quello che voglio dire, ecco, io ho preso un impegno umano e nei confronti anche dei calciatori su quale voglio ricostruire questo progetto, calciatori che ho fortemente voluto che restassero qui, calciatori che forse, vista le sirene del mercato, potevano andare da altre parti. Io ho un impegno umano anche nei confronti di questi ragazzi per quest'anno, quindi questo deve essere chiaro. Qualsiasi cosa accada sul mercato a me non interessa, io sarò qui testa bassa, lavoreremo e cercando, ripeto, di fare il tutto, il possibile e anche l'impossibile, per cercare di ridare di ridare lustro, ecco, di riportare il Napoli dove merita. Ripeto, bisogna avere un po' di pazienza, perché noi stiamo lavorando. Quando lavori, prima o poi il lavoro deve venire fuori, viene fuori. Quindi ecco perché dico, portiamo un po' di pazienza, portiamo un po' di sì, dobbiamo essere anche positivi, ecco, positivi, e cercare di credere in quello che stiamo facendo, nelle difficoltà che ogni squadra, ogni club può incontrare per diversi motivi. Però quello che io posso dire è che ci stiamo facendo veramente ci stiamo rompendo la schiena, stiamo sempre qui a questo il Volturno, io con lo staff, tutti quanti, i ragazzi, ecco perché io sono fiducioso, perché li vedo l'ambiente che c'è qua dentro, e tutta gente che sta soffrendo e che comunque non vede l'ora di uscire fuori da questa situazione che sta durando da un poco. Però vi ho anche detto, signori, voglio essere chiaro e dirvi pane pane e vino al vino: se pensate che ci sia una situazione dove arriviamo e partiamo a 2000, vi dico, non partiremo a 2000. Questo non significa che noi arriveremo a 2000, ma dovremo lavorare e cercare di migliorare, creando un gruppo molto forte, molto solido, molto unito, che ci possa veramente portare a superare tutte le difficoltà. Però ribadisco, io sono fiducioso, perché li vedo questi ragazzi, io vedo Settimana come l'hanno vissuta, e quindi sono pronto. Vabbè, finisce così, insomma, con il boccone in bocca. Vabbè, comunque niente, bisogna dare fiducia, bisogna aspettare, che dalle macerie dell'anno scorso certamente adesso non è che subito il 4-4-8 a bacchetta magica e via risolve tutti i problemi. Non l'ha risolti Mazzarri, non l'ha risolti Calzone, diciamo diamo un po' di speranza in più a Conte, però comunque ha bisogno pure lui di tempo, degli uomini giusti, e altrimenti a fine dell'anno scorso quindi piena fiducia a quello che succede e via. Tanto comunque siamo in buone mani, siamo in buonissime mani, sicuramente peggio dell'anno scorso non lo possiamo fare. Incrociamo le dita, ovviamente, e niente, questo è
Vabbè, questa è l'antivigilia. Domani ci sarà la conferenza anche di Italiano, perché Italiano è passata al Bologna, dalla Fiorentina è passata al Bologna, e quindi avremo lui. Però mancano alcuni calciatori, ovviamente, nel Bologna, quindi non è il Bologna dell'anno scorso. È un Bologna un po' diverso, però è da capire bene come sta messo sto Bologna, perché, insomma, Zirkzee non c'è più, quindi che lui era un po' quello che aggiustava un po' le cose. Però comunque ci sono ovviamente altrettanti calciatori che possono fare comunque la differenza. State calmi, state calmi. Comunque, non lo so se Neres verrà buttato subito nella mischia, perché a sentirlo il ragazzo deve entrare bene negli schemi e tutto. Sì, però mister, questa partita si mette male e dobbiamo agguantare il risultato o afferrarlo, a mordere il risultato, insomma. Neres glielo devi buttare nella mischia, capite? Vabbè, comunque, ma ci sentiamo domani, perché c'è un'altra conferenza. Forza Napoli sempre. Poi mi raccomando, continuate a seguirmi, continuate a mettere like, iscrivetevi al canale, commentate e niente, ci vediamo domani, ok? Forza Napoli sempre, sempre, sempre.